a tutti, benvenuti. In questo video vi voglio mostrare come ho fatto questo trucco che indosso, quindi è un video tutorial. È un make-up veloce perché ci ho messo poco e innanzitutto voglio farvi vedere i prodotti che ho utilizzato. Parto subito col farvi vedere questo correttore di Catrice. Questo qui e questo correttore di Kiko, che ormai è la mia combo perfetta per occhiaie e quant'altro. Per occhiaie, insomma, questi due li uso principalmente per coprire le occhiaie e come base sull'occhio, insomma. Cioè, questo uso anche come base sull'occhio. E questo invece lo uso per coprire gli occhiali. Altro prodotto che ho usato appunto è questa cipria della Fit Me, mi sbaglio sempre, della Maybelline, la Fit Me di Maybelline, la numero 105. Gli ombretti invece ho utilizzato, aspettate, questo ombretto della Calvin Klein, metto dritto almeno lo vedete, Calvin Klein, e questa palettina della Douglas, mannaggia, ho appena fatto un disastro perché ho appena rotto quello che si dice due ombretti. Non riapro perché altrimenti cade tutto. Quindi, vabbè, li ho appena rotti. Però ho usato questa palettina per fare il trucco. Nello specifico, ho rotto un pezzo di questo qua, e credo un pezzo di questo sopra. Cioè, questi due. Questo qua mi si era già rotto quest'estate. Quindi lo vedete così perché si era già rotto. Comunque, devo dire che questa palettina non è molto fortunata. Insomma, da quando l'ho tirata fuori nei prodotti nuovi da usare, si è soltanto rotta. E, comunque, bando alle rotture di ombretti. Poi ho utilizzato questo mascara, che devo ancora farmi un'idea, che è il nuovo della Deborah Formula Pura. Devo ancora farmi un'idea, ma come prima impressione non mi piace. Vi posso dire questo. E poi ho utilizzato questo eyeliner di Kiko. Questo qui. Poi sugli occhi ho utilizzato anche questa matita della Deborah 24 ore per le sopracciglia. Questa qui. Poi sulle labbra ho utilizzato questo rossetto della Maybelline, quello della collaborazione con Kate Moss, il numero 08. Questi sono i prodotti che ho utilizzato per realizzare questo trucco. Io adesso vi lascio al video e ci vediamo dopo. Ciao ciao!
spero che il trucco vi sia piaciuto. Come avete visto, è abbastanza facile e veloce da realizzare, a parte un paio di sbavature, un paio di cose, però da parte mia, una cosa mi sono dimenticata di dirvi prima, che queste le sopracciglia le ho fatte off camera, perché mi ero dimenticata la matita di là, quindi le ho fatte di là, e per questo che non le avete viste. Volevo dirvi che se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se lo volete condividere potete condividerlo, se invece è la prima volta che vedete un mio video e volete vederne degli altri, iscrivetevi e attivate la campanellina che trovate vicino al tastino iscriviti. Come sempre vi ricordo di passare su tutti i miei social, trovate tutti i link qua sotto. Grazie per avermi seguito fino a qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!